Continuiamo a parlare di controllo del moto oggi. In particolare oggi vedremo il controllo cosiddetto adattativo. Per arrivare al controllo adattativo, noi vogliamo un attimo, scusate, vogliamo ripetere un attimo quello che abbiamo visto nel controllo PD più compensazione della gravità nello spazio disgiunti, seguito dal controllo a dinamica inversa. Che cosa avete visto ieri in esercitazione? Voi avete visto che le prestazioni del vostro controllore PD più compensazione di gravità sono in qualche modo strutturalmente limitate. Voi non è che potete ottenere più di quello che avete ottenuto da quel controllore. Perché? Beh, vediamo un attimo. Quando voi andate a impostare il vostro controllore, la gravità la compensate. Immaginiamo adesso che la compensazione sia perfetta. Dopodiché cominciate a tarare gli unici due guadagni, cioè il KP e il KD. Immaginate di farlo giunto per giunto, quindi muovete un solo giunto e andate a alterare quello che a, diciamo, a progettare quello che è il suo comportamento a ciclo chiuso. Ora, che cosa devo osservare? Il mio robot è un sistema configurazione dipendente, nel senso che evidentemente il giunto, ad esempio, di base, quello che è verticale, nel caso del robot che abbiamo utilizzato per fare esercitazioni, se il mio robot è tutto quanto verticale, lui vede una certa inerzia, per cui io sto progettando un controllo che deve far ruotare questo oggetto. Immaginate che tutto quanto il robot è verticale, ok? E trovo un certo KP e un certo KD perfetti, diciamo, che mi piacciono molto. Immaginate poi che io debba fare la stessa cosa, ma con robot di una configurazione diversa. Intuisco, senza fare calcoli, che questa inerzia è diversa, perché la distribuzione della massa nello spazio è diversa, e in particolare questa è maggiore. Ma allora, se il mio KP e KD sono stati progettati per quello specifico valore del processo, alla fine, quei parametri del processo, adesso sono diversi e non è detto che siano, diciamo, buoni, anzi, sicuramente se quello era l'ottimo c'è un degrado di prestazione. Questo non è l'unico problema, c'è un altro problema, è legato al fatto che io ignoro completamente l'accoppiamento. Che cosa vuol dire l'accoppiamento? Le mie equazioni differenziali, quelle che rappresentano il moto, sono non lineari accoppiate. Accoppiate vuol dire che le variabili influenzano, le variabili di giunto influenzano la dinamica di tutte le altre. Lo dico semplicemente, nella forza uguale massa per accelerazione, nell'accelerazione al giunto 1 compaiono le accelerazioni degli altri giunti. E allora, quando io ho una richiesta di fare un movimento in cui sono coinvolte delle alte accelerazioni, io sto causando una interazione di forze nel mio sistema che il controllore sta bellamente ignorando, perché per lui non esistono. E questo ancora è una sorgente di degrado delle prestazioni. Ancora, andiamo avanti. La velocità, le forze di Coriolì e centripete sono ignorate, ma sono un accoppiamento e sono quadratiche nella velocità. Quindi, se io ho una velocità di crociera alta, anche quelle sono forze di disturbo che io sto ignorando. Quindi, il PD più compensazione della gravità è una legge di controllo elementare che ci fa entrare in una certa ottica di idee, ma che noi non consideriamo come una legge di controllo particolarmente efficace. Il passo successivo è stato quello di dire: ok, ma se io ho un'esigenza di cancellare le forze, cioè di compensarle, poiché io so che sta per arrivare una forza di interazione dal giunto 4, perché io gli ho assegnato una certa velocità di crociera e ho scritto le mie brave equazioni, posso compensarla? Certo, sulla carta io posso farlo. E questo porta al controllo a dinamica inversa. Però
L'aspetto, diciamo, culturale più che pratico di questo controllore è importante perché adesso io sono nell'ordine delle idee che io, conoscendo il modello matematico, quindi le equazioni, conoscendo i parametri dinamici, io posso compensare tutta la dinamica del mio sistema. Compensare la dinamica significa esattamente questo, cioè quello che abbiamo scritto in questa equazione. Io metto nel mio ingresso U è uguale la massa, la matrice di inerzia per un segnale ausiliario e poi levo da mezzo tutto quello che mi dà fastidio. Questo N sarebbe, quello lì, centripeta, addirittura l'attrito. Perché levo l'attrito se è un termine stabilizzante che mi fa piacere? Beh, io lo levo e poi dopo l'attrito virtuale lo metto io col controllore, quindi lo sagomo io l'attrito così come lo voglio io. E la gravità. Questa è una legge di controllo che, diciamo, risolutiva, nel senso che, beh, ma allora non devo fare più niente, perché nel momento in cui io poi assegno y con una dinamica del secondo ordine nell'errore, a ciclo chiuso io ho questo. Q tilde 2 punti più Kd Q tilde 1 punto più Kp Q tilde uguale a 0, assegno Kp e Kd come mi piace a me, sono equazioni differenziali del secondo ordine, e finisce qua. Qual è, diciamo, ovviamente il difetto di questa legge di controllo? Beh, il difetto di questa legge di controllo è che fa un'ipotesi che non è realistica, l'ipotesi di conoscere perfettamente il modello. Ok? Ora, questa ipotesi che non è realistica, perché non l'abbiamo scartato? Beh, perché questo è un ragionamento che stiamo facendo, un ragionamento che ci porta a dire, io, diciamo, prima compenso solo la gravità, perché è quella che mi dà fastidio a regime, quando io mi fermo mi dà fastidio la gravità, allora la compenso. Però poi mi rendo conto che non va bene, come prestazioni non posso ottenere delle prestazioni particolarmente significative, allora compenso anche tutto il resto. E però nel fare questa cosa io ho fatto l'ipotesi implicita di conoscere perfettamente il modello. Io il modello non lo conosco, ok? Lo conosco fino a un certo punto, faccio degli sforzi enormi. Abbiamo visto sia, vabbè, le equazioni vi ho fatto vedere che faccia hanno, nel senso che ho aperto un attimo il file con il modello matematico. Però quello che vi ho fatto vedere è stato un grafico sulla validazione delle coppie ricostruite. Quando abbiamo fatto l'identificazione nel robot in laboratorio, abbiamo visto che noi siamo in grado, abbastanza bene, prescindere dall'italiano di questa frase, di ricostruire le coppie. Vuol dire che noi abbiamo una conoscenza che ci spinta del modello matematico, ma non è abbastanza, nonostante le coppie siano molto vicine a quelle misurate, quelle che ricostruite, in ogni caso, diciamo, il fatto che il modello non sia lo stesso significa che se implemento questo controllore, le prestazioni non sono completamente soddisfacenti. E allora andiamo in un nuovo controllo che noi non studiamo, quindi io adesso questo lo salto e passiamo direttamente all'adattativo. Andiamo in nuovi, diciamo, algoritmi di controllo che tengono esplicitamente conto del fatto che io non conosco bene il modello matematico. Va bene? Il primo che trovate nel libro di testo è il controllo cosiddetto robusto. Vi ripeto, non lo facciamo, il controllo robusto non è richiesto che voi lo studiate, non facciamo simulazioni, per cui e qui fa parte, diciamo, del nostro discorso. Qual è il nostro discorso? È che io rimango nel controllo del tipo uguale by più n, in cui però a questo punto scrivo proprio il cappello su by e su n. Cappello dal punto di vista della notazione significa che io sto dicendo, guarda, questa è una stima. Non è perfetto. Quando metto il cappello, significa questo qua è la U, il primo membro è il modello matematico, BQ due punti, e
Significa che a questo punto io non posso più semplificare tutto e dire Q2 punti uguale a Y. Ok? Per cui devo tenere in conto di che cosa? Di un termine di errore. In questo caso, guardate, quindi ho Q2 punti uguale a Y e poi ho un termine che, diciamo, è un... Allora, non è un disturbo. Un disturbo nel senso... letterale perché mi dà fastidio, ma non è un disturbo nel senso controllista, perché è funzione dello stato, perché il disturbo è esogeno, il disturbo è la folata di vento che io non mi aspetto quando sto camminando, quello è il disturbo. Se invece il segnale è funzione della mia configurazione oppure della mia velocità, non è propriamente un disturbo. La cosa positiva è che comunque se io conosco la sua dipendenza qualcosa in più posso fare. Che cosa posso osservare, diciamo, di questo termine qui? Beh, con B-1 per B cappello meno la matrice identità, se io conosco perfettamente la B, questo fa 0. Perché B-1 per B cappello, se B cappello è uguale a B, fa identità, identità meno identità è 0, ok? E la stessa cosa vale per n tilde, se conosco perfettamente n, questo è l'errore, è zero. La tilde noi l'abbiamo sempre usata e la useremo sempre per indicare gli errori. Per cui è chiaro che questo è un disturbo che è tanto più grande quanto più io non conosco il mio modello. Ed è tanto più grande quanto più vado veloce. Ok? Ora, cambio il mio controllore e non lo facciamo, salto tutte quante le pagine, arrivo direttamente a farvi vedere che la mia Y, cioè il segnale ausiliario, è fatto dagli stessi termini che avevo prima nel controllo a dinamica inversa, più un qualcos'altro che deve essere progettato. Si fanno un po' di conti e si arriva a progettare un termine che è cosiddetto, diciamo, il termine che rende robusto il controllore e che è un termine di alti guadagni. Ora io ho delle personali remore nei confronti di questo controllore, anche se l'ho utilizzato, ci ho anche pubblicato, però secondo me ha dei limiti proprio per questo termine ausiliario che si usa. L'implementazione di questo controllo non è difficile, quindi salto tutte quante le pagine fino ad arrivare semplicemente a un'implementazione, ma questo è giusto per farvi vedere un po' l'aspetto pratico, quindi salto la parte teorica. E come si può implementare? Beh, si definisce una variabile S, diciamo che è data dall'errore di velocità più lambda per l'errore di posizione, quindi è una somma di pesata di due errori. Poi la Y, la prima parte è identica al caso diciamo, della compensazione dinamica, e poi ci sta un altro termine che è il termine che rende, diciamo, questo robusto, che è una saturazione di questa variabile S con un guadagno, cioè questo è il termine che ad alti guadagni relativo ad S, e poi si mette dentro l'inversione dinamica. Non abbiamo fatto la teoria, per cui mi rendo perfettamente conto che è una infarinatura fin troppo astratta di questa legge di controllo, però quello che voglio che vi rimanga è che io utilizzo l'inverse dynamics, quindi la stessa idea della dinamica inversa, con la stima dei parametri dinamici, con la posizione e la velocità, poi uso, diciamo, quasi lo stesso segnale Y, in cui ho l'accelerazione desiderata, la retroazione di posizione, velocità e l'errore, e poi ho questo termine stabilizzante. Va bene? Per cui ho fatto un piccolo passo verso l'idea di gestire l'incertezza nella conoscenza del modello matematico. Vediamo adesso invece un altro modo che io ritengo sia più furbo in qualche modo, e si chiama il controllo adattativo. Allora, controllo adattativo, vediamo un attimo che cosa posso fare.
sperare di fare con questo controllo. Un attimo, qui ho 3.000 fili. Vediamo se Jamboard stamattina è di buon umore. Sembra di sì. Allora, vediamo. Sì. Allora, controllo adattativo. Vediamo un attimo che cosa posso fare. La prima cosa che osservo è che questo qui è il mio modello matematico, ok? E ho già imparato che lo posso riscrivere nella forma regressore moltiplicato vettore dei parametri dinamici. Allora, mi ricordo chi è questo regressore. Questo regressore è una matrice, il numero di righe è pari al grado di libertà, perché qui ho le equazioni, diciamo, del mio modello matematico, e il numero di colonne è pari al numero dei parametri dinamici. Abbiamo visto che per un braccio i parametri dinamici sono, diciamo, 11, quindi per esempio lo IACO 2, pi greco è potenzialmente di 77 numeretti. Va bene, che sono i parametri dinamici? In realtà alcuni si accorpano, però sono dettagli nei quali non siamo entrati, per cui sappiamo che questa è un'equivalenza, eh? Quindi io questo modello matematico lo posso scrivere in uno dei due modi. Ok, allora la prima cosa che facciamo è un'ipotesi che ci serve per introdurre la legge di controllo, e cioè consideriamo il modello perfettamente noto, ok? E vediamo come possiamo scegliere il controllore. Il nostro controllore lo possiamo scegliere, guardate in che modo, con questa espressione qua, in cui io ho il modello matematico riprodotto, fatemi dire, B di Q per Q due punti, però qua c'è il pedice R, che non è l'accelerazione vera. Poi C di QQ punto per Q punto con R, F di Q punto con R, G di Q e un KD sigma. Che cosa abbiamo qui? Allora, il KD non l'ho scritto, lo devo scrivere, KD è definito positivo. Allora, che cosa abbiamo qui? Che questo R lo potete considerare come reference, riferimento, è un'azione del tipo punto desiderato più lambda q tilde, dove lambda pure è definito positivo, e li ho scritti dopo questo effetto, in questa pagina non l'ho scritto, li ho scritti dopo questo essere definito positivo. Allora, chi è questo q punto con R? Guardate, in un mondo perfetto io potrei anche mettere solamente q punto desiderato. Che cosa significa? Che io immagino che non ci sia nessun errore di inseguimento e do al mio sistema esattamente le forze che lo fanno muovere così come io voglio. Ok? Però questo vi funziona solamente al calcolatore, neanche per vari motivi. Allora io che cosa do? Q punto desiderato più una, diciamo, incremento dovuto all'errore di posizione. Ovviamente col segno, lambda Q tilde può essere positivo o negativo. Ok? E la stessa cosa vale per Q due punti con R. Sigma è uno strano vettore che contiene la combinazione lineare dell'errore di posizione e dell'errore di velocità. Se sigma va a 0, anche l'errore va a 0. Ok? Perché se sigma va a 0, significa che Q tilde punto più lambda Q tilde è uguale a 0, e ci troviamo proprio in un bellissimo sistema di equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti con lambda, diciamo, con gli autovalori negativi. Perché se sigma tende a 0, questo significa che Q tilde punto più lambda Q tilde è uguale a 0, quindi questo è uguale a meno lambda Q tilde. E l'evoluzione, diciamo, di questo qua, il lambda è maiuscolo. E l'evoluzione di questo qua è Q tilde, funzione del tempo, uguale a E elevato
a meno lambda t per q tilde in 0, l'abbiamo messo in teoria di sistema, per cui sappiamo che questo qua, scegliendo opportunamente lambda, tende a 0 con la velocità che piace a me. Quindi, questo strano q punto con r sigma, se io li metto all'interno di questa legge di controllo, di questa U, e vado a sostituire nel mio modello matematico, che cosa ottengo? Beh, banalmente, non faccio i conti perché si tratta semplicemente di mettere in evidenza la B, Q2 punti, e B, Q2 punti con R. Li metto insieme, metto in evidenza e viene B sigma punto. La stessa cosa la faccio per la C e viene sigma, sigma, sigma uguale a 0. Questa è l'equazione a ciclo chiuso di questo controllore con la conoscenza perfetta del modello. Non so se cosa succede adesso a questa equazione, però lo posso studiare abbastanza facilmente. Sempre l'ipotesi è di conoscenza, diciamo, perfetta del modello, per cui è un'ipotesi molto forte che poi rimuoveremo e che ci serve solamente per introdurre. Come faccio a capire che cosa succede? Beh, uso il mio strumento Lyapunov, che diciamo è l'unico strumento che abbiamo visto nel non lineare questo corso. E definisco una funzione di Lyapunov in cui io ho cambiato le equazioni di dopo, ma non queste. Scusate, fatemi controllare un attimo una cosa, perché io avevo cambiato le equazioni. Ah, ecco, sì. Ah, no. Scusatemi ragazzi, allora ho cambiato le equazioni, ma in Jamboard ero tutto contento che avevo ancora il file dell'ultima lezione, cioè avevo semplificato un paio di cose nelle equazioni. Allora, un attimo che ricarico il file. Allora. Ok, allora rispetto a quello che avete voi, poi le carico diciamo sul Classroom, qui se vedete ho levato la M perché mi serve solo per farvi capire, quella è una scelta del progettista, quindi è semplicemente un po' più semplice. Poi nella pagina precedente infatti avevo scritto che lambda e kd devono essere maggiori di 0. Ok, quindi ritorniamo alla mia funzione di Lyapunov, che funzione di sigma e di q tilde. Deve essere una funzione positiva, cioè maggiore di 0, e se io scelgo la somma di due forme quadratiche, in cui ho, vabbè, questa è proprio la norma al quadrato di q tilde, è la forma quadratica in cui il cuore è unitario, e poi scelgo, abbiamo capito che se io scelgo un errore, come dire, di velocità, perché in sigma c'è la velocità, moltiplicato per la matrice di inerzia, quando poi vado a fare la derivata, io faccio comparire il modello matematico. Ok? Ora facciamo la derivata di V punto. La derivata di V punto è data da... Ok, questo qui, diciamo, è il prodotto di che cosa? Del sigma al quadrato per B.
ovviamente è matriciale, però dal punto di vista concettuale è questo. Quindi faccio la derivata del prodotto, un termine è banalmente dato dalla derivata dB, quindi ho mezzo sigma trasposto B punto sigma, e l'altro termine è parente della derivata di x quadro, che sarebbe 2x, quindi il 2 e il 2 si semplifica e ho sigma trasposto B sigma punto. Il termine poi è la derivata di un mezzo q tilde trasposto q tilde e q tilde trasposto q tilde punto. Ok? Quindi questo qui è relativamente semplice. A questo punto io che cosa faccio? Torno alla pagina precedente e vedo che al posto di B sigma punto io posso sostituire tutto quello che c'è qui. Va bene? Ovviamente cambiato di segno, cioè B sigma punto è uguale a meno C sigma meno F sigma meno K di sigma. Ok? Quindi lo vado a sostituire. Un'altra volta riosservo che B punto si semplifica con meno, B punto meno 2C è uguale a 0, per cui è l'operazione che abbiamo già fatto e non la rifacciamo, e quello che mi avanza è esattamente questo, ok? Meno sigma trasposto, poi fra F più K di sigma più Q tilde trasposto, Q tilde punto. Ok, allora a questo punto io vado a sostituire, quindi questo qui me lo tengo. La F me la tengo qui, non sto cambiando niente. E invece per quanto riguarda meno sigma trasposto KD sigma, io a sigma vado a sostituire la sua espressione che è Q tilde punto più lambda Q tilde, mi faccio due conticini e ottengo che funzione di Lyapunov è minore di 0. È funzione dello stato Q tilde e sigma, quindi questo significa che sia che Q tilde va a 0, sigma va a 0, quindi anche Q tilde punto va a 0, e significa che questa legge di controllo, diciamo, è appropriata per mandare a 0 l'errore. Come vi ho detto prima, è il primo passo, cioè sto facendo l'ipotesi che la conoscenza del modello sia perfetta, per cui non va bene come legge di controllo, diciamo, dal punto di vista pratico, però è solamente per introdurre adesso la modifica che facciamo. Quindi noi abbiamo questa legge di controllo che in questa versione, diciamo, porta a zero l'errore, ma sappiamo che non la possiamo implementare. Vediamo che piccola modifica vogliamo fare per implementarla. La modifica che facciamo è questa, guardate, riscrivo la legge di controllo in cui metto il cappello, quindi B cappello Q due punti con R più C cappello Q punto con R, F cappello G cappello e vabbè, K di sigma non ha bisogno del cappello perché sono guadagni. Aver messo il cappello a tutti significa che io sto considerando una compensazione della dinamica in cui uso il regressore, che è lui, perché il regressore è lui, il regressore lo conosco. Faccio l'ipotesi che nel regressore, poiché ci sono solamente nel regressore le lunghezze dei bracci, quelle li conosco, e tutti i parametri dinamici, ossia massa, momento prima di inerzia e tensione di inerzia, sono in pi greco cappello a questo punto, cioè nella stima dei parametri dinamici. Ok? Ma allora questo che cosa significa? Che se io vado a mettere questa legge di controllo nel mio modello matematico, quello che io ottengo non è più che tutto questo primo membro qua è uguale a 0, così come lo era, quindi questo qua è uguale a 0, così come lo era nel caso della conoscenza perfetta del modello. Ma quello che succede è che purtroppo al secondo membro io ottengo un qualcosa che è funzione della mia non conoscenza del modello matematico. E questo significa
che devo studiare la stabilità di questo controllore. Ok? Non so se questo controllo va a zero. Però qual è l'idea del controllo adattativo? Che è un'idea molto, molto, diciamo, furba. L'idea è quella di dire, ok, ma pi greco cappello è una stima. Perché tu non accetti di stimare anche pi greco cappello? Per cui quello che io, diciamo, posso provare a dire è che pi greco cappello lo stimo in linea, va bene? Lo stimo. Sono disposto a modificare il valore di pi greco cappello. Guardate che cosa significa questo. Immaginate il pendolo, il solito pendolo inverso. Voi dovete stare fermi a 20 gradi. Siccome non conoscete esattamente la posizione del momento primo di inerzia, la compensazione che voi fate di questo, della coppia che serve per rimanere a 20 gradi, non sarà perfetta. Fate un piccolo errore. Di quanto? Beh, o sbagliate un po' in più o un po' in meno. Diciamo che vi fermate a 21 gradi, ok? E vi fermate perché voi avete compensato la gravità in maniera sbagliata, l'avete visto ieri in esercitazione, ok? Tutti gli altri termini sono nulli, la velocità, l'accelerazione, lui è fermo. A questo punto cosa dice il controllo adattativo? Il controllo adattativo dice, guarda, tu potresti andare a 20 gradi, che è quella, la posizione in cui tu vuoi andare, o applicando un'azione integrale, perché sappiamo che serve a questo l'azione integrale, oppure se tu sei disposto a cambiare un po' la stima del tuo momento primo di inerzia, guarda che se cambi il momento primo di inerzia puoi arrivare a cambiarlo in maniera tale che poi tu vai esattamente a 20 gradi, perché se cambi il momento primo, stai cambiando la coppia che tu stai dando per compensare questa gravità. Allora, di fatto, il controllo adattativo lo potete vedere come una forma smart di azione integrale. Invece di integrare l'errore e dare una coppia che sia, diciamo, su tutto quanto, dare una coppia che è l'integrale dell'errore e basta, voi pensate di dire, ok, ma se io cambio il valore dei parametri, sempre integrando l'errore, perché ora lo vedremo, posso in qualche modo compensare questa incertezza di modello? In alcuni sensi, sotto alcuni aspetti sì. E ora lo vediamo un attimo. Okay? Allora, la mia funzione di Lyapunov, adesso io che cosa voglio fare? Guardate, ho la struttura della legge di controllo. Però vi ho già anticipato che pi greco cappello io sono disposto a cambiarlo, però non so ancora come, per cui Lyapunov adesso mi servirà per darmi delle indicazioni su come cambiare pi greco cappello. Ok? Ok. Allora, la mia funzione di Lyapunov adesso diventa una funzione che dipende da tre vettori di parametri, perché io ci aggiungo anche l'errore nella conoscenza di pi greco. Quindi poi ho un mezzo, quindi tutto uguale. Vabbè, qui ci metto un termine che è molto strano, però serve solamente per far venire i conti, non vi dovete preoccupare, ma concettualmente la cosa importante è che io sto aggiungendo la solita forma quadratica, però questa volta nell'errore di stima. Ok? E siamo interessati a capire come posso scegliere questa stima. A questo punto però posso usare un termine un po' più corretto. Come posso scegliere la dinamica della stima? Perché se io sono disposto a cambiarla, vuol dire in qualche modo che io vi sto assegnando una dinamica. E vediamo un attimo come sono disposto. Allora, calcolo la V punto,
La V punto, che cosa devo osservare nella V punto? Beh, io devo osservare che vado a fare i miei bravi calcoli e che cosa ottengo? Gli stessi termini di prima, meno sigma trasposto F sigma sigma, ottengo il termine in Q tilde punto, in Q tilde, e poi ottengo questo termine qui, che è la derivata proprio di pi greco tilde trasposto k pi greco pi greco tilde punto, ok? Molto banalmente. E che cosa rimane poi? Beh, rimane il termine pi greco tilde trasposto per il regressore per sigma. Ora, da dove viene questo? Se facciamo i conti viene, ma non li voglio rifare perché voglio concentrare l'attenzione su quello che noi facciamo adesso. Abbiamo detto che io nell'approccio alla Lyapunov posso tentare di compensare tutto quello che mi dà fastidio, cioè di cui non conosco il segno. Io conosco il segno solamente, mettiamo in verde perché mi piace, di questi termini qua, ed è un segno che mi va bene perché sono tutti quanti minore di zero la somma di questi tre termini, mentre non conosco il segno del termine in pi greco tilde. Però io so che pi greco tilde punto, allora siccome pi greco tilde è uguale a pi greco meno pi greco cappello, no, l'errore è sempre dato dal valore vero meno la stima oppure il valore desiderato meno il valore corrente, pi greco tilde punto a chi è uguale? Beh, pi greco punto meno pi greco cappello punto, ma pi greco punto sarebbe la derivata dei parametri dinamici del mio sistema che è zero. La massa del mio robot non sta cambiando durante il movimento. Quindi il valore vero dei parametri è sempre lo stesso. Quindi pi greco tilde punto uguale a meno pi greco cappello punto. Che cosa faccio? Qua dentro c'ho un legame fra pi greco cappello punto cambiato di segno e tutti questi termini qua che sono noti. Per cui se io scelgo la dinamica di pi greco cappello punto così, con questa equazione con lo sfondo azzurrino, io sto annullando tutto il termine fra parentesi, per cui tutto questo qua io me lo ritrovo che è uguale a zero con questa scelta della legge di adattamento dei parametri. Allora che cosa significa? Che nella mia funzione di Lyapunov è scomparso uno dei vettori dello stato, che era pi greco tilde, che io avevo aggiunto. Quindi io posso, con questa legge di controllo, dimostrare che va a zero Q tilde. Dimostro che il robot si ferma, però io non dimostro che la stima dei parametri è quella, diciamo, perfetta, semplicemente perché io non sto facendo identificazione dei parametri, il mio segnale, il movimento del robot potrebbe non essere eccitante, anzi non c'è nessun motivo per cui sia eccitante, per cui quello che può succede è che il robot si ferma con errore nullo. I parametri tendenzialmente vanno verso il valore vero, però quelli che non sono eccitati dalle equazioni no, vanno a un valore, diciamo, qualsiasi. Per cui io posso utilizzare questa legge e so che i parametri che sono eccitati dal movimento vanno verso il valore vero e mi fa piacere. Gli altri non posso dire niente. Però questo significa che io sto ottenendo un sistema che si adatta al sistema reale, un controllo che si adatta al sistema reale. Ed è un, diciamo, grande vantaggio
rispetto alla sola azione integrale. Perché? Sempre pendolo inverso. Se io ho solo il momento primo di inerzia che mi interessa, se io avevo sbagliato completamente la stima del momento primo di inerzia, la mia compensazione era abbastanza sbagliata. Col controllo adattativo io vado verso il valore vero, quindi vado sempre più verso una compensazione precisa della dinamica del mio robot. Va bene? Quindi in qualche modo io mi impegno per conoscere il robot piuttosto che dire integra l'errore e basta. Quindi è una, diciamo, legge di controllo che va nella direzione di cercare di comprendere meglio il modello matematico, di stimare meglio, perché il modello, diciamo che l'abbiamo capito, di stimare meglio i parametri del modello matematico. Vabbè, lo schema a blocchi magari non è semplicissimo. Però a riga di comando è più semplice, perché a riga di comando il pseudocodice qual è? Beh, calcolo Q punto con R semplicemente come Q punto desiderato più lambda Q tilde. Poi calcolo Q due punti con R come Q due punti desiderato più lambda Q tilde punto. Qualcuno ha scritto un regressore e diciamo, attivo la chiamata al regressore. Ottengo questa grande matrice 7 per diciamo qualcosa, 70 però in genere di meno. Calcolo questo vettore sigma, ma è una banalità, già ce l'ho, e questa è la mia legge di controllo. Regressore per stima dei parametri più K per S, assolutamente estremamente, diciamo, semplice. E poi io devo aggiornare, quindi devo integrare la stima dei parametri con la legge che abbiamo appena visto, per cui è il guadagno K pi greco a meno 1 per regressore trasposto per S. Lo avete anche visto ieri, la legge di controllo sarà sempre semplice. Tutto quello che è intorno è complicato e la cosa complicata è fare debug. Non è realistico pensare che la prima implementazione di un codice più o meno complesso sia priva di errori, qualsiasi tipo di codice, va bene? E quindi anche un controllo per un robot non fa eccezione, ci sono errori. Gli errori di sintassi sono errori che in qualche modo sono meno fastidiosi di quelli di semantica perché bloccano il programma, per cui il MATLAB si ferma. Il MATLAB è anche abbastanza preciso nel tipo di, diciamo, di indicazioni che mi dà e io correggo la sintassi. Quali sono le cose più delicate? Sono gli errori di semantica. Cioè, succede qualcosa, ma non è quello che mi aspettavo. E diventa oneroso fare il debug quando voi avete un robot o comunque una libreria piuttosto corposa in cui interagiscono tante cose fra di loro. Vi faccio un esempio. Se voi avete sbagliato il segno della gravità di uno dei termini, diciamo, del calcolo della gravità del robot, probabilmente una cosa del genere non ve ne accorgete mai, dipende dal suo effetto. Avete sbagliato il segno di uno dei tanti termini della gravità. Avete un rumore, le prestazioni non migliorano, ma là non ve ne, è difficile che voi ve ne accorgiate. Se invece voi avete sbagliato lo Jacobiano, per esempio la velocità dello Jacobiano è tale che cioè, c'è un bug per cui invece di proiettare la velocità così come deve essere, magari all'organo terminale in quella direzione, va nella direzione opposta, no? Quindi semantica e non sintassi. Beh, una cosa del genere comincia a diventare un po' più onerosa da trovare, perché voi lo Jacobiano ce l'avete all'interno di tutto quanto un algoritmo. E quello che spesso fa perdere tempo in robotica è proprio fare il debug, cercare gli errori. Se abbiamo un codice che è pulito dall'inizio, questo ci aiuta quando poi, diciamo, faremo un errore. Se lo scriviamo in maniera sistematica, progressiva,
e cercando sempre di validare il codice che abbiamo scritto ad ogni passaggio, quindi perdendo tempo e non utilizzando toppe informatiche, quando succederà quando incontreremo un bug, una cosa assolutamente scontata, allora sarà più facile individuare l'errore. E ci viene incontro tantissimo la conoscenza del processo, cioè sia dei controlli che della fisica del robot. Debug io mi sono trovato a scrivere proprio il modello matematico di un sistema veicolo manipolatore, quindi base mobile, manipolatore immerso nell'acqua. Il debug della dinamica inversa significava andare a dare una certa configurazione e a calcolare carta e penna, per me almeno significa questo, carta e penna, qual era la forza che ognuno doveva sentire in base alla mia conoscenza di fisica. Okay? E poi lì uno trova l'errore diciamo, di programmazione. Ok, piccolo dettaglio implementativo, ma voi siete informatici, per cui diciamo, non è una banalità. Io ho il mio controllore che ha una funzione all'interno di qualcosa di più grande, con tanti processi che stanno girando contemporaneamente. La stima del vettore P deve essere una variabile di tipo persistente, cioè deve mantenere il suo valore fra una chiamata e l'altra della funzione. E questo, diciamo, ogni linguaggio ha il suo modo per dirlo, tipo persistent dovrebbe essere proprio il termine di MATLAB, ma non ne sono sicuro. E che cosa significa persistent? Se però il programma, diciamo, viene interrotto, no, non viene conservato il valore. Quindi magari, diciamo, un po' di codice attorno a queste piccole cose è richiesto quando poi io vado veramente a fare un esperimento. Cioè, persistent significa che ogni volta riparto dal valore iniziale quando lancio, però se io nel frattempo ho migliorato la conoscenza dei parametri, posso in qualche modo salvarla? Sì, però se viene interrotto brutalmente, vabbè, sono piccole cosette di programmazione che a voi sicuramente, diciamo, non spaventano, ma nel nostro caso, in questo corso sicuramente non vi serviranno queste cose. Se fate la tesi con noi, magari qualcosina in più serve per. Se la volete fare sperimentare. Ok, allora io, diciamo, se avete domande, fatemi le domande.